All'incirca un anno fa pubblicai un video che iniziava in questo modo. Non potete lontanamente immaginare quale sensazione e quale emozione sto provando in questo momento, ma vi posso assicurare che era veramente tanto, tanto, tanto tempo che non provavo una roba del genere. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata abbastanza ed è quindi arrivato il momento di tirare le somme di un anno di Blackie, ossia della mia Africa Twin CRF 1000L 2017. In effetti questo anno insieme oserei dire che è volato. Era infatti il 25 agosto del 2017 quando pubblicai quel video, un video puramente emozionale che decisi di fare proprio la sera in cui ritirai Blackie. Da allora ho percorso oltre 16.000 km e per questo ritengo che sia arrivato il momento di parlare dei pro e dei contro della mia moto, ossia raccontarvi quello che mi è piaciuto di più e quello che mi è piaciuto un po' meno e se eventualmente sono riuscito a sistemarlo oppure no. Vi dico però fin da ora che registrerò anche un altro video oltre a questo, sempre sulla stessa lunghezza d'onda di questo argomento, durante il quale vi parlerò di tutte le cose che ho montato sulla mia Africa Twin, andandovi a dire quelle che ho ritenuto giusto averle montate e quelle che invece alla fine gira rigira avrei potuto anche risparmiare dei bei soldini. Inoltre, prima di entrare nel vivo, vi dico subito di non fare troppo caso a come guido, perché ho montato le TCK 70 due giorni fa e mi ci devo ancora un po' abituare. In curva danno una strana sensazione rispetto alle MT90 e quindi preferisco andare piano, ma ciò non toglie che qualche curva farò qualche cappellata. Inoltre, come vedete, mi sono preparato gli appunti perché non voglio perdere il filo del discorso. Vi voglio dire poche cose, ma quelle che realmente mi interessa dirvi. In un anno io ho percorso 16.300 km circa. Di questi l'80% li ho fatti su asfalto, strade così, all'incirca il 18% su strade bianche e un piccolissimo 2%, proprio piccolo piccolo, invece li ho fatti in off-road, dove per off-road non intendo strada bianca ma sentieri di bosco, mulattiere, qualcosa di un attimino più difficile della strada bianca. Nel mentre siamo a Bibbiano e vi porterò lassù, ossia Montalcino, via Eroica, strada bianca. Inizierei quindi con il raccontarvi tutti gli aspetti che io ritengo positivi di questa moto, ossia le cose che mi sono piaciute. La prima è sicuramente il suo saper essere una moto dual, le chiamano Globetrotter mi pare, ma io direi che dual purpose, quindi doppio scopo, è la miglior definizione per questo tipo di moto, cioè una moto che puoi usare per andare al lavoro tutti i giorni, oppure la puoi usare per andare il fine settimana a fare una giratina in queste strade un pochino più complesse, oppure la puoi prendere per andare a fare un viaggio misto asfalto e strada bianca per andare a Capo Nord. Infine, il giorno che ti senti pronto, la puoi anche usare per andare a fare un po' di off-road un attimino più complesso. Quindi un tipo di moto che fondamentalmente non eccelle in niente, perché chiaramente se la prendi per andare a fare i piegoni su per muraglione nell'Appennino ci resterai male, e allo stesso modo se la prendi per fare enduro insieme ai 4,5 600 mono ci rimarrai male. È una moto che riesce a fare tutto e lo riesce a fare discretamente, ma che allo stesso tempo non riesce ad eccellere in nulla. Appunto, riesce ad eccellere nell'essere una dual purpose, quindi nel saper fare tutto. L'altra cosa che mi è piaciuta di questa moto è l'affidabilità, perché in un anno e 16.000 km non ho avuto nessun problema per cui sono dovuto ricorrere alla garanzia, e questo io lo ritengo un punto sicuramente a favore della moto. Tra l'altro io leggo abbastanza i social e i forum che riguardano questa moto e vi posso dire che, a parte i raggi ossidati della 2016-2017, per quanto riguarda l'affidabilità questa è una moto molto molto riuscita. L'altra cosa che mi è piaciuta di questa moto è il comfort
di marcia. Intanto qui vado piano perché non so queste gomme come si comportano in queste condizioni, per cui meglio essere prudenti. Comfort di marcia, perché tra tutte le moto che ho avuto questa è senza ombra di dubbio la più confortevole, è un vero e proprio salotto viaggiante. Chiaramente nel mercato c'è anche chi riesce a fare di meglio, ma a me questo interessa poco. Io ci tengo a dirvi quelle che sono le mie impressioni, e le mie impressioni sono che questa moto sia una moto estremamente confortevole in proporzione a quello che riesce a fare. Un altro aspetto che mi è molto piaciuto di questa Africa Twin è l'erogazione del motore, il suo cioè essere facile e gestibile. Un motore lineare, un motore progressivo e elettrico nella sua erogazione, un motore che probabilmente deluderebbe chiunque scenda da un KTM e ci salisse sopra, perché indubbiamente rispetto a un KTM pari cilindrata è molto meno cattivo e meno potente. Il suo essere così lineare e dolce permette anche di gestire certe situazioni che diversamente sarebbero ben più complesse da gestire. L'ultimo punto che avevo messo nel mio personalissimo elenco delle cose che mi sono piaciute dell'Africa Twin, non sapevo come chiamarlo, alla fine ho deciso per un facilità di gestione della moto, facilità della guida, tanto per capirci, cioè una moto secondo me facile da gestire in tutte le situazioni, sia quando si è in montagna per le curve, sia quando si è in una strada bianca come questa, sia in città in mezzo al traffico. Cioè è una moto veramente facile da gestire. Probabilmente questa caratteristica è comune a tutte le moto di questa categoria. Io non lo so, non posso saperlo perché questa è la prima che mi compro di questa categoria. Alla fine comunque vi metterò uno specchietto riepilogativo che riassume tutti questi 5 punti, perché anche 5 saranno i punti delle cose che non mi sono piaciute tantissimo dell'Africa Twin. La prima cosa che non mi è piaciuta è la visibilità della strumentazione. Non serve che mi abbassi per farvela vedere, perché tanto l'avete vista, anzi l'avete non vista fino a questo punto. In effetti non si capisce per quale motivo Honda abbia commesso questa leggerezza con questa tipologia di strumentazione in una moto del genere. Avrebbero potuto utilizzare un TFT come BMW piuttosto che KTM, oppure avrebbero potuto mantenere le lancette. Ma di sicuro la cosa peggiore che potevano fare è quella che hanno fatto, ossia usare questo tipo di strumentazioni. Nulla da dire sul design, per carità, quello mi piace, e per le informazioni che ci sono, senza tante cazzate, c'è quello che serve. Quello che non mi piace è il fatto che in molte condizioni di luce la visibilità sia veramente molto molto scarsa. Un vero peccato, ecco. Un'altra cosa che non mi è piaciuta, la seconda, sono certi dettagli e certe soluzioni costruttive. C'è veramente troppa plastica addosso a questa moto, secondo il mio modesto parere. In certi punti, tanto per capirsi, io non ci avrei proprio messo niente e avrei cercato di studiare una soluzione di copertura con i pezzi esistenti. Ma poi, per quanto riguarda il montaggio delle parti, è stato fatto un uso smodato di incastri abbastanza discutibili, come i denti per le carene, tanto per capirsi, piuttosto che le clippettine. Insomma, per quanto mi riguarda, avrebbero potuto utilizzare delle soluzioni che almeno dessero la parvenza di una maggiore robustezza e durata nel tempo. Comunque sia, per ora, a parte la rottura dei dentini della carena anteriore, per il resto sembra reggere tutto, per cui eventualmente vedremo tra un po' di tempo come si comportano queste soluzioni in termini di affidabilità. Perché vi dico questo? Beh, perché questa moto, così come le due precedenti, è una moto che nasce per gli smanettoni, insomma, quindi è una moto che si presuppone che venga smontata e rimontata diverse volte, perché insomma, se cominci ad andarci a fare tanto sterrato off-road, hai bisogno di pulirla spesso, smontarla spesso. Per pulire i filtri bisogna togliere le carene, quindi almeno su quelle parti che per manutenzione devi smontare spesso, io avrei utilizzato soluzioni un attimino migliori, ecco. Ma questo è il punto di vista di Michele, eh? Io non sono un ingegnere Honda e magari sto dicendo delle castronerie, ma tant'è. Guardate Caprioli. Là.
Nel frattempo, finita l'eroica, non sono andato verso Montalcino, ma proseguo a scendere verso Sant'Angelo Scalo. Così ne approfitto al ritorno per questa strada abbastanza curvosa in salita a provare un pochino meglio le TCK70. Per proseguire con la carrellata delle cose che non mi sono piaciute, direi camere d'aria di serie, argomento iper discusso nella community dell'Africa Twin. C'è chi dice che una moto di serie ci vorrebbe, però c'è chi dice che invece sono completamente inutili. Quello che dico io è che almeno il 90% di chi ha l'Africa Twin ne fa l'uso grosso modo che ne faccio io, e per questo tipo di utilizzo la camera d'aria è assolutamente inutile, nonché pericolosa. Per cui auguriamoci che in futuro Honda ci ripensi e metta di serie cerchi tubeless come BMW e tanti altri, e come peraltro ha fatto di serie nell'XADV. Come problema, questo è uno di quelli che mi sono risolto facendo la conversione bar tubeless. L'altra cosa che non mi è piaciuta praticamente fin da subito sono le pedane troppo piccole. Anche se quando ho preso questa moto non ero assolutamente un esperto di off-road, così come non lo sono oggi, mi ci è voluto veramente poco per rendermi conto che le pedane di serie per stare in piedi sono troppo piccole. In effetti nella nuova Adventure Sports le hanno fatte della dimensione, oserei dire, perfetta. E anche in questo caso sono riuscito a risolvere per conto mio mettendoci sghei e comprando delle pedane serie, le Sam Racing Parts nel mio caso. L'ultimo aspetto che non mi è piaciuto della moto e della Honda in generale sono i costi di manutenzione e i costi dei ricambi. Di manutenzione, perché che io debba spendere per una moto come questa al tagliando dei 12.000 quasi quanto ho speso con una Golf 1.4 benzina, che ho pagato oltre il doppio, mi sembra un attimino assurdo, considerando che alla Golf il tagliando l'ho fatto a 30.000 km e era il primo, mentre a questa 12.000 era già il secondo che facevo. Inoltre direi che la politica Honda non è particolarmente trasparente sul territorio nazionale, ossia mentre se hai una Yamaha il costo del tagliando è lo stesso da Aosta a Palermo, con una Honda dipende da dove vivi. Mediamente infatti si è visto che chi sta al nord spende di più rispetto a chi sta al sud, e questa cosa Honda ce la dovrebbe un attimino spiegare meglio. Per quanto riguarda invece le parti di ricambio, direi che in certi casi hanno dei costi veramente allucinanti. Filtri dell'aria 90 euro ad esempio, le pasticche complete davanti e dietro 160 euro, la banalissima presa accendisigari originale 75 euro, le manopole riscaldate oltre 300 euro. Insomma, la Honda ha dei prezzi sugli accessori che veramente sono, secondo me, un po' troppo alti. Tanto guardate che meraviglia, quella là è la Miata. Queste credo che siano tutte vigne del Banfi. Quindi, terminato il riepilogo delle cose che non mi sono piaciute, vi lascerò un bellissimo specchietto che riepiloga pro e contro. Prima di salutarvi, quindi, un voto finale e una considerazione finale sulla mia Africa Twin. Premesso che non rimpiango assolutamente di averla comprata manuale, e se oggi avessi la possibilità di azzerare il mio acquisto la ricomprerei ad occhi chiusi, e la ricomprerei ovviamente manuale, e anche il colore la riprenderei così, perché secondo me è il colore più bello per questa moto. Non prenderei l'Adventure Sports perché è decisamente troppo tanta per i miei gusti e le mie necessità. Per cui, bando alle ciance, il voto che io do all'Africa Twin, alla mia Africa Twin, dopo un anno di utilizzo e 16.000 km, è un bel 8 meno. Adesso mi sono infilato qua giù vicino all'Orcia, passato Sant'Angelo Scalo, voglio vedere se si arriva vicino al fiume per fare eventualmente una foto. Vi direi che ci è piovuto nei giorni scorsi, vado tranquillo perché non mi volevo smertare. Vada lì, che roba te, fanculo. Abbiamo anche il fango, andiamo un po' piano piano.
perché non conosco le TCK70 e quindi devo andare ad agio. Sarei andato ad agio lo stesso anche se l'avessi conosciuta, per carità. Ma comunque direi che l'ho tirata anche un po' troppo per la lunga nel finale, e quindi la mia conclusione riguardo all'Africa Twin è che se avessi avuto una strumentazione ben più visibile e se di serie avessi avuto cerchie tubeless, probabilmente sarebbe stata la mia moto perfetta. E ci tengo a sottolineare la mia moto perfetta, perché chiaramente ognuno ha le sue esigenze e io ovviamente vi parlo di quelle che sono le mie esigenze. Per cui, detto questo, non ho altro da aggiungere. Ciao a tutti e alla prossima!